Molte volte le cose semplici sono sempre le più buone. Con soli due ingredienti preparerai un primo piatto gustoso e saporito che piacerà a tutta la famiglia. Vediamo come si prepara questa bontà. Sigla! Lettrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Andremo a preparare oggi un piatto della tradizione napoletana, gli spaghetti alla Nerano. Per preparare questa ricetta ci vogliono pochissimi minuti e davvero è alla portata di tutti, anche di chi è un po' negato ai fornelli. Indossa un grembiule e cominciamo! Per questa ricetta avremo bisogno di zucchine fresche, spaghetti, provolone o parmigiano, olio extravergine di oliva, aglio, basilico, sale e pepe. Come sempre lascia un like, iscriviti al nostro canale, giù nei commenti fammi sapere cosa ne pensi di questa ricetta e se conosci qualche variante. Prima cosa, tagliamo a rondelle le nostre zucchine. In una padella capiente versa dell'olio extravergine d'oliva e aggiungi l'aglio e lascialo rosolare. Aggiungi le zucchine e soffriggile avendo cura di girarle spesso. Aggiungi un pizzico di sale e di pepe, se vuoi puoi sostituirlo con del peperoncino. Cuoci le zucchine fino a doratura, nel frattempo cala gli spaghetti. Quando la pasta sarà quasi cotta, prendi un po' d'acqua di cottura dalla superficie, versa un po' d'acqua nella padella con le zucchine e gira bene. Scola direttamente in padella gli spaghetti e a fuoco alto aggiungi il provolone grattugiato, in alternativa puoi sostituirlo con del parmigiano. Se gli spaghetti dovessero essere troppo secchi, aggiungi altra acqua di cottura. Impiatta e voilà, con solo due ingredienti hai preparato un primo piatto gustoso e saporito.